relazione ci sia fra il fatturato del blog del movimento di Beppe Grillo e le spese sostenute dal vostro movimento politico. Decidete di risponderci prima o poi. Grazie. Per questo, colleghi, prego, colleghi, prego. Lasciate concludere il deputato Fiano. E sarà lecito fare domande, no? Immagino che sia lecito fare domande. Silenzio, fate allora, proseguire il deputato Fiano. Per questo, perché noi come voi siamo innamorati della trasparenza, per questo stiamo lavorando. Colleghi! Ma non credo che una domanda debba emozionare tanto, sono le risposte quelle importanti. Per questo noi stiamo lavorando ad una rivoluzione copernicana del sistema di finanziamento ai partiti. Per questo noi ci impegniamo, noi e tutti i partiti di maggioranza, ad una rapida approvazione del progetto del disegno di legge. Ovviamente col contributo di tutte le proposte di modifica, gli emendamenti che verranno in discussione prima in commissione e poi in aula, che si baserà. Presidente, io vorrei continuare. Deputato Fiano, un attimo. Chiedo ai colleghi del Movimento 5 Stelle di consentire al deputato Fiano di concludere il suo intervento con lo stesso silenzio che ha accompagnato gli interventi dei deputati del Movimento 5 Stelle pochi minuti fa. Bene, prego questo, deputato Fiano. Grazie Presidente, la ringrazio. Centrale dei partiti, la democrazia e continuare anche così state a batterci ogni ragazzi. Giorno per la democrazia nel nostro Paese. Grazie. Voglio rassicurare i colleghi del Movimento 5 Stelle perché il tempo utilizzato dal deputato Fiano è stato esattamente con il margine di flessibilità che sempre la Presidenza adopera, esattamente quello di una dichiarazione di voto. È scritto a parlare